Ok, ragazzi, adesso incominciamo. Allora, io davvero ansia proprio totale. Non sono sicura di farlo. Però. Allora, ragazzi, come vedete, ho deciso di fare questa cosa pazza di tagliarmi i capelli da sola. E li voglio tagliare fino a qua e non lo voglio fare solo perché li voglio più corti, li voglio tagliare, ma anche perché li voglio donare ai bambini col cancro. E per farlo devono essere lunghi almeno 25 centimetri. E come vedete ho già preso le misure con questi elastici e vabbè, adesso proseguiamo con questo video. Ok, ragazzi, adesso incominciamo e ansia totale. Vabbè, io non so se farlo però. Oh, tagliano male queste cose. Tagliano male. I miei capelli si stanno tirando. È giunta la fine. Ho in difficoltà e aiuto. Ah, sì, ci sto riuscendo. Ma sono troppo corti. L'ho fatto cortissimo e sono sbagliatissima. Adesso come devo fare? No, ragazzi, mi viene da piangere. L'ho fatto corto, cioè più del solito. Dovevo stare fino a qua. Adesso devo pure aggiustarli e diventeranno cortissimi. Mi viene da piangere. Ho sbagliato tutto. Queste forbici cattive. Guardate, ragazzi, ho sbagliato tutto. Adesso come devo fare? Sono fregata. Mannaggia. Allora, questa era solo la prima ciocca. Speriamo che la seconda andrà meglio. Lo taglio più in basso, se no magari la faccio fino a qua e è la fine. Quindi. Allora. Oh oh. Ho tagliato l'ultimo pezzo e questo è meglio. Sì, è meglio questo lato qua. Però comunque questo qua fa abbastanza schifo. Quindi comunque questo lo devo tagliare cortissimo. E ho sbagliato tutto. Vabbè. Vabbè, ragazzi, ho messo questa molettina malissimo perché sennò non riesco a tagliarli i capelli con tutti i miei capelli già tagliati davanti. Quindi ho messo questa molettina in qua sotto, non la pensate? Beh. Andiamo avanti. Yuppie, sto facendo tutto una schifezza. Devo dire che anche qua è venuto molto male, però dobbiamo rimediare, anche se non so come, lasciamo stare, ragazzi. Pensiamo positivo. Vabbè, andiamo avanti.
Dai. Ah. Oh, questo. No, questo pure è stortissimo. Dai, uno un po' più liscio. Vabbè, ragazzi, fa niente. Anche se veramente fa schifo. Però lasciamo stare. Dettagli. Allora, continuate a ignorare questa molletta qua sopra, però vabbè. Andiamo avanti. Per favore, non sbagliare. Perfetto. Ok, ragazzi, e addio ciocca. Aspetta, uffa. Epic fail. Ah, ok, addio ciocca. Schifosa tagliento, schifosa acconciatura part 3000. Cioè, guardate quante cavolo di tagliate brutte ho fatto, veramente. E l'ultima ciocca, buon voyage. Addio, per sempre. Perfetto. Oh mamma, questo forse è il peggiore di tutti. No, il peggiore è il primo. Questo è il secondo peggiore. Troppo corto di nuovo. Vabbè ragazzi, questa era l'ultima ciocca. E quindi... aspetta. Questo è l'effetto per ora quando non sono ancora aggiustati. Bellissimi. Credo che da grande diventerò una parrucchiera. Scherzo. Sul serio. Epic fail. Come i pancakes. Se avete visto il mio video che facevo i pancakes americani. Epic fail. Però questo è peggiore. Adesso guardiamoli qua. Aia. Dai ragazzi, dovreste mettere dislike forse perché sono brutti, però mettete like per me, fatelo per me, me lo merito, grazie. E adesso vi faccio vedere le mie ciocche. Sono tantissime, poverine, tutte tagliate e vabbè, almeno andranno per una buona causa. E vabbè, sì, eccole qua. Quanti capelli che avevo? Allora, io ho fatto un casino disumano. Però grazie a mia mamma che qualcosa la saprà aggiustare, che vabbè, speriamo. Vediamo se riesce a aggiustare tutto questo ambaradam, questo casino che ho fatto. E incrociamoci le dita. Ragazzi, allora, non vi voglio far vedere nemmeno come sono venuti. Sì, mia mamma doveva aggiustarli, ma invece ha peggiorato la situazione. Quindi non so nemmeno come andare dal parrucchiere a farmeli aggiustare, forse con una busta in testa. Oh no, sono rovinata, davvero sono rovinata e non so cosa devo fare. Scherzavo ragazzi. Allora, in realtà non sono male, mia mamma è riuscita tanto, ma tantissimo ad aggiustarli, perché all'inizio sennò sarebbe stato proprio un epic fail, però almeno li ha aggiustati. E sono un po' più corti di quello che volevo, ma non fa niente. E adesso vi faccio vedere anche dietro. Ops, caduto il cuscino. Eccoli qua. Vabbè, non sono più di tanto corti, cioè sì, ovviamente, ma non eccessivamente. Quindi, meno male che c'era mia mamma. E ragazzi, vi volevo dire che, allora, io ovviamente mi sono tagliata i capelli da sola, però vi consiglio veramente, non lo fate a casa, non sono responsabile se voi decidete di tagliarli o qualcosa del genere, perché vabbè, comunque, non mi conviene. E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto mettete tantissimi like e se volete iscrivetevi a questo canale. E adesso possiamo cominciare con i saluti. Allora, ciao Benedetta, ciao Giulia, ciao Chiara, ciao Mary Kawai, ciao Yolanda, ciao Anna, ciao Veronica e ciao Angelica.
Ciao Swishy. Ciao Alex Sax. Ciao Alessia, ciao Vanessa, ciao Anna, ciao Chiara. Ciao Alice, ciao Musica Bartolo, ciao Maddie Cat. Ciao Lucia, ciao Denise, ciao Noemi e ciao Maria Stella. E ragazzi, spero di nuovo tantissimo che vi sia piaciuto questo video e che vi piacciono anche i miei capelli. E vabbè, pensate che quelli tagliati andranno via per una buona causa. E vabbè, ricordatevi di iscrivervi a questo canale se volete e che ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!